Benvenuti a Family Casa, buona giornata a tutti voi. Oggi parliamo della consapevolezza dei consumatori, come essere consumatori informati, ma quali informazioni ci devono anche fornire i produttori. Perché insomma, sì, dobbiamo saper leggere le etichette, ma dobbiamo trovare su quelle etichette le informazioni corrette e giuste, naturalmente a norma di legge. Se avete domande o curiosità, potete telefonarci in diretta al numero 0432 573517, oppure potete mandare un messaggino SMS o WhatsApp, anche vocale, al 345 99 56 897. Io do il benvenuto ad Andrea Giavon, che è direttore del CATAS, e al Sara Gelormini, sì, che è responsabile dell'ufficio legale sempre del CATAS. Vi abbiamo invitati, appunto, voi che lavorate in questo importante laboratorio, no, di San Giovanni a Natisone, che si occupa di test e di testare proprio prodotti, soprattutto nel settore arredamento, legno arredo, perché quando io acquisto un mobile ho bisogno di certe garanzie e di certe informazioni. Allora, chiedo a tutti e due, non so chi mi vuole rispondere per primo, dove trovo le informazioni corrette di come è stato costruito quel mobile o quel materasso o la culla, quant'altro, e dove le recupero queste informazioni, chi me le deve fornire e se devono essere fornite solo su richiesta oppure se devo averle di default. Allora, posso rispondere io? Prego. Queste informazioni sono obbligatorie per il produttore o per colui che importa il bene all'interno dell'Unione Europea. Questo lo stabilisce il codice del consumo, in particolare all'articolo 6 stabilisce qual è il contenuto minimo che il prodotto deve portare con sé a favore del consumatore. Queste informazioni possono essere riportate sia sul prodotto stesso, sia sull'imballaggio o eventualmente su altri documenti, come per esempio un foglio aggiuntivo al prodotto in caso di particolari necessità o di indicazioni particolari su precauzioni o sicurezza. Quanto al contenuto minimo, deve essere perlomeno indicata la denominazione merceologica del prodotto, deve essere indicato ovviamente il produttore, quindi anche la sede legale dove si trova il produttore. Se è un prodotto che proviene da un paese fuori dall'Unione Europea, e ovviamente se è stato lavorato con metodi che vanno a determinare una certa caratteristica del prodotto o con materiali che possono provocare un danno per l'uomo, per l'ambiente o comunque per la sicurezza. Per esempio, non lo so, cosa potrebbe essere riportato in queste etichette? Per esempio potrebbe essere riportato una facilità di incendio o comunque un pericolo di soffocamento e tutte queste precauzioni, qualora siano particolarmente rilevanti o comunque anche descrittive, possono anche essere riportate, o anzi devono essere riportate su un foglio a parte, possono essere portate su un foglio a parte. Beh, certamente poi quando si tratta magari di un arredo particolarmente ingombrante, esatto, non è che c'è l'etichettina sopra, esatto, però io lo tengo anche dove tengo i documenti, la fattura, eccetera, no? In modo che ci sia tutta la documentazione. In Italia che sensibilità c'è verso queste informazioni da parte dei consumatori, ma anche quanto eventualmente e se si sgarra dal fornire queste informazioni? Non so se mi sono espressa. Sì, sì, la domanda è estremamente chiara ed è l'esperienza comune di ogni giorno che viviamo sia come consumatori, ma noi anche dal nostro punto di osservazione come laboratorio che verifica anche questo. Allora, c'è una crescente richiesta da parte del consumatore medio, anche strutturato attraverso l'Associazione dei consumatori, che non era una grande tradizione in Italia, mentre in altri paesi sì, per cui c'è questa crescente consapevolezza, ha portato insieme alla legislazione, ovviamente, di cui parlava la dottoressa Gelormini, a una grande attenzione da parte del mondo produttivo nel fornire queste informazioni. Per cui è un processo, è un processo in evoluzione, è in rapida evoluzione assolutamente sempre di più, proprio perché stiamo parlando di prodotti che arrivano su larga scala, che arrivano nelle nostre case.
per cui l'attenzione è estremamente, estremamente alta, dovuta a qualche volta, dobbiamo dire, il vero, purtroppo anche a degli incidenti, certo, o più o meno gravi. Dei casi, no? riportati anche dalla stampa, esattamente. Certamente. Insomma. Per cui c'è la consapevolezza crescente. Quello che è fondamentale è che queste informazioni, noi lo stiamo verificando e qualche volta anche cercando di dare un supporto tecnico anche alle aziende, siano, quanto previsto dalla legge, assolutamente, ma siano anche comprensibili indipendentemente da quello che è il grado di scolarità, perché il consumatore non è possibile discriminare su, certo, questi punti, deve avere questo tipo di informazioni, e questo è tutto un altro mondo che si sta aprendo, per cui come raccontare queste cose, ovviamente non solo a parole, ma anche attraverso immagini. Sì, certo, delle volte ci si trova davanti a queste certificazioni che sono magari delle sigle, dei simboli, e il consumatore medio, naturalmente mi ci metto anche io, è un po', sì, le dà per assodate, ma insomma non va a verificare di cosa si tratta, eccetera. In queste etichette, in queste informazioni, sono riportate anche, diciamo, gli elementi virtuosi, cioè se io ho delle certificazioni di sostenibilità, di produzione o cose del genere, oppure quelle sono fornite anche lì a parte, in maniera facoltativa? Beh, sono fornite sempre sulle stesse indicazioni del prodotto, dell'imballaggio. Sono indicate assolutamente sì dal produttore, intanto perché è una tutela, quando riguarda la sicurezza sono obbligatorie. Per quanto riguarda invece, diciamo, delle eventuali informazioni che vanno a promuovere il prodotto, devono essere fornite chiaramente e separatamente rispetto alle informazioni obbligatorie, o meglio, devono essere rese, l'informazione che deve essere data al consumatore è quella relativa alla salute e alla sicurezza del prodotto. Poi ci possono essere ulteriori informazioni promozionali che vanno a rendere più virtuoso un prodotto sul mercato rispetto ad altri prodotti, ma deve essere separata, è una cosa che deve essere tenuta separata. È ovvio che se ci fossero delle informazioni di base, appunto, di sicurezza, quelle che lei ha citato, quelle dovrebbero esserci per tutti i prodotti. Certo. Poi, insomma, se uno ha una linea produttiva più ecologica piuttosto che altre caratteristiche, una varietà maggiore, eccetera, quello si tratta quasi di promozione, di marketing, è una cosa in più che magari uno fa. Un produttore fa anche per scelta etica, che però insomma è un di più. Certo. Non vanno confuse e soprattutto non vanno in alternativa, no? Esattamente. Mm. Sì, assolutamente sì. Ecco, anche in questi termini però c'è un po' di confusione forse per l'utente finale, no? Perché naturalmente quando vado ad acquistare, magari mi viene in mente un mobile, una cosa, il commerciante probabilmente promuove le cose virtuose e il resto lo dà un po' per scontato se non viene chiesto. Quando io sono un acquirente, appunto, devo pretendere le informazioni prima di comprare il prodotto? Assolutamente sì, o meglio, diciamo che il produttore dovrebbe fornirle da solo, è consapevole di avere questo dovere di informazione. Il consumatore è sicuramente un soggetto debole, un soggetto che si trova a in qualche modo subire l'informazione, però diciamo che nel corso del tempo il consumatore è diventato molto più informato, molto più consapevole, non è più ingenuo. Quindi quando si trova davanti a una scelta, molto spesso si fa delle domande e chiede al produttore ulteriori informazioni sul prodotto che va a acquistare. Questo poi va a premiare o meno un soggetto nel mercato, per cui ci sarà un produttore che viene scelto ovviamente per delle qualità che è riuscito anche a trasmettere al consumatore o semplicemente a rispondere in quel momento, in quel contesto, alle esigenze che il consumatore desidera. E questo è quello che va a differenziare poi i prodotti nel mercato. Questo è la libera concorrenza. Certamente, certamente. Beh, insomma, è un servizio al consumatore, certo, alla fine, in questo caso. Certo. Dottor Giavon, le chiedo questo. Voi al CATAS fate i test, no? Sui prodotti, sì, eccetera. Fate i test prima di compilare o che il produttore compili questo famoso foglio o diciamo questi dati di informazioni, oppure fate anche dei test per verificare quanto
di vero c'è, quanta verità c'è in questi foglietti? Ma essendo un centro di assistenza per la filiera, generalmente questo viene fatto prima. Mm. Abbiamo avuto i casi in cui qualche soggetto ci ha chiesto, voglio verificare con delle prove se quanto dichiarato da Tizio, Caio, Sempronio corrisponde a verità. Questo anche come autodisciplina, alcune grandi aziende dicono voglio vedere se quanto arriva al consumatore è proprio quanto io faccio, se c'è una coerenza. E questo è un atteggiamento di grande autodisciplina, di grande eticità del mercato. Abbiamo avuto alcuni di questi casi. Più generalmente è il primo caso, per cui dai risultati anche di prove che vedremo dopo delle norme, è uno strumento per poter compilare in maniera corretta e coerente anche le istruzioni. Queste informazioni per uso, no, è interessante che qualcuno appunto abbia anche la responsabilità di vedere nel tempo la sua linea produttiva, come funziona, se mantiene gli standard promessi. Noi adesso vi interrompo, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo fra poco per continuare a parlare delle informazioni al consumatore nel settore legno arredo soprattutto. A fra poco. Bentornati a Family Casa. Stavamo parlando di consapevolezza del consumatore quando acquisto un bene abbastanza durevole come può essere un mobile, un materasso, insomma un bene per la mia casa. Che informazioni devo avere da parte del produttore? Che cosa posso capire appunto di quello che compro? Stavamo parlando insieme ad Andrea Giavon, che è direttore del CATAS, e a Sara Gelormini, che è responsabile dell'ufficio legale del CATAS, il laboratorio di San Giovanni al Natisone, che si occupa proprio di testare i materiali, i mobili, i materassi, eccetera. Allora, direttore Giavon, io le chiederei, continuando il discorso di prima, qualche esempio, cioè io acquisto un mobile in legno, che informazioni posso ricavare e che devo avere? Però posso comprare anche appunto un materasso, anche lì devo sapere magari la resistenza al fuoco, ne avevamo parlato in una scorsa puntata, no? Quindi insomma ci sono, a seconda del prodotto che acquisto, probabilmente devo capire le caratteristiche essenziali in poco tempo e devo capire in che range, in che standard di prodotto e di qualità si colloca, no? Il codice del consumo, uno dei punti che sono irrinunciabili come informazione al consumatore sono quelle delle istruzioni per l'uso, che ovviamente il codice del consumo parla in termini generici, contemplando tutti i prodotti al consumo. Nel caso dell'arredo queste istruzioni per l'uso si riscontrano e si trovano come contenuto minimo nelle norme di prodotto, che sono quelle che noi utilizziamo ogni giorno. Facciamo un esempio, un mobile contenitore, quello che ci portiamo in casa, prima caratteristica importante che deve essere scritto, qualora questo mobile debba essere, secondo le informazioni delle istruzioni del fabbricante, appeso al muro, questo deve essere evidenziato in maniera estremamente chiara e anche con quali sistemi, in funzione ovviamente del muro, il produttore consiglio, perché altrimenti ci potrebbero essere dei problemi di stabilità. Certo. Altro punto sul mobile contenitore estremamente importante, qualora per qualche motivo progettuale i ripiani destinati a contenere del materiale devono avere un valore massimo di peso si può applicare, questo deve essere chiaramente indicato in maniera tra l'altro anche indelebile. Questi sono due degli esempi. Passiamo al materasso, al di là degli ambiti. No, scusi, le chiedo un'altra cosa. Appunto, prego. Su un mobile contenitore, naturalmente è fatto da una struttura che può essere di legno piuttosto che di agglomerati, certo, altre strutture. Però c'è anche una parte che riguarda il rivestimento, la vernice, le colle che uso. Anche tutto questo è specificato nelle informazioni al consumatore oppure è un passaggio ancora precedente? È un passaggio estremamente precedente questo, in quanto gli aspetti, quelli legati alla salute,
di prodotti vernicianti piuttosto che adesivi sono già stati disciplinati da aspetti legislativi, per cui questo vengono dati come assodati. Qualora per qualsiasi motivo ci sia un'attenzione particolare che il produttore vuole richiamare su questi aspetti, è ovviamente chiamato a indicarne, a darne evidenza assolutamente in maniera chiara. Ecco, quindi il mio riferimento alla fine come consumatore poi è il produttore finale e quello che mi fornisce il pezzo, diciamo, e il bene. L'avevo interrotta, ritorniamo ai materassi. Sui materassi velocissimi, al di là degli ambiti dove è richiesto una determinata reazione al fuoco, come avevamo già visto in un'altra puntata, una caratteristica estremamente importante che i produttori definiscono, per tutto quali sono i due lati, quelli estivo e quelli invernale, questo per permettere anche un cambio durante le stagioni, anche per motivi igienici o di contenuto di umidità del materasso, e senz'altro laddove proprio tornando nell'ambito volontario, che diceva la dottoressa prima, laddove questo materasso sia stato sottoposto, questo prodotto, a delle prove di durabilità, dare evidenza di qual è la durabilità e di come, per esempio, cosa importante per noi consumatori, cambia la sua durezza. Perché noi compriamo un materasso anche perché è abbastanza, ci stiamo bene. Certo. Se si deteriora velocemente. E quello che vogliamo, insomma, è che questa caratteristica per cui che abbiamo acquistato si mantenga più a lungo. Laddove ci sono condizioni che questo produttore virtuoso abbia fatto questo, deve dare evidenza anche di questi aspetti. Ecco, un nodo anche diciamo molto sensibile secondo me nelle famiglie friulane, italiane, ma forse in tutto il mondo, no? Riguarda gli arredi che sono in contatto con i nostri bambini, quindi soprattutto culle, lettini, materassi, cuscinetti, insomma, lì ci sono delle caratteristiche particolari, la normativa è più stringente proprio perché si tratta di bambini? Assolutamente sì, e al di là di quelli che sono gli aspetti tecnici che abbiamo visto la volta scorsa, il capitolo che riguarda l'informazione per l'uso sull'arredo infanzia in tutti gli ambiti normativi, sia quello europeo ma anche fuori dall'Europa, devo darci questa grande attenzione a tutte le cose che devono essere raccontate e riportate nelle informazioni per l'uso, che vanno dai segnali di attenzione, dal fatto come disporre l'oggetto, cosa per esempio se lasciare o meno dentro dei giocattoli, tutta una serie di indicazioni che servono da parte del produttore al consumatore per fare in modo che non solo l'oggetto ma il suo utilizzo sia in grande sicurezza. Questo anche per quanto riguarda i materiali, ad esempio metalli pesanti e quant'altro, e questo, devo dire la verità, è una delle cose che ci accomuna un po' in giro per il mondo, perché tutti gli ambiti normativi, da quello americano, quello europeo, ma anche quello sia cinese, ma anche Australia e altro, c'è questa attenzione proprio alle informazioni per l'uso in maniera molto, molto radicale, e molte delle cose sono comuni a tutti gli ambiti. Beh, insomma, forse perché l'attenzione per i bambini appunto è universale. E in altri settori vuol dire che non c'è proprio però questa stessa linea in giro di per condotta. Il mondo. Sì. Cioè, dobbiamo stare veramente, adesso non voglio colpevolizzare la Cina, ma è un esempio, dobbiamo stare veramente attenti ai prodotti che vengono dall'altra parte del mondo? Così tanto, insomma. Diciamo, laddove qualsiasi sia la destinazione di partenza, sì, cioè l'oggetto si conformi a quello che è la normativa, a parte la legislazione che deve, ma anche l'aspetto volontario, normativa tecnica, è abbastanza, come consumatore, trasparente da dove arrivi. Quello importante è che rispetti tutti questi requisiti che non sono assolutamente pochi. L'aspetto coperto dal codice del consumo, questo valgono indipendentemente da dove arrivi il prodotto, questo riguarda chiunque lo immetta sul mercato, produttore, importatore, quant'altro. Certo. L'attenzione deve essere sempre assolutamente alta, questo sia come consumatori, ma anche adesso ci sono gli organismi di sorveglianza del mercato. È un processo che
con l'aiuto di tutti si sta sviluppando sia in ambito europeo ma anche fuori dall'ambito dell'Europa. Diciamo, c'è una moralizzazione abbastanza generale. Beh, questo è un buon segnale, un bel segnale. Dottoressa, volevo chiederle come funziona in questi ambiti, diciamo, di mobili, legno e arredo, la questione della garanzia e poi eventualmente dovesse esserci un danno insomma anche nel tempo, a chi mi rivolgo, come posso procedere? Sì, allora diciamo che il settore del mobile è assolutamente in linea con altri settori. È sempre il codice del consumo che mi dice da chi andare e come procedere. Diciamo che se subisco, innanzitutto, ecco, partiamo da questo presupposto, che evidentemente appunto il consumatore è sempre il soggetto più in difficoltà nel rapporto con il prodotto e con il produttore. Pertanto è difficile per il consumatore a volte dover dimostrare anche il nesso che sussiste fra il difetto e il danno subito. Pertanto o il consumatore riesce a riferirsi direttamente al produttore oppure si affida a quelle che sono le associazioni dei consumatori. In questo punto di vista il danno può essere risarcito con un termine di 10 anni dal verificarsi del danno e questo è diverso rispetto alla garanzia cosiddetta legale del prodotto, dove la garanzia del prodotto è valida fino a 2 anni da quando viene scoperto il difetto o comunque il consumatore si dovrebbe essere accorto di questo difetto, salvo ulteriori garanzie che il produttore è liberissimo di concedere, come per esempio può essere la sostituzione, la riparazione, la manutenzione del prodotto e quant'altro dal punto di vista negoziale va a contrattare con il consumatore nel momento dell'acquisto sostanzialmente. Quindi questo, l'estensione anche banalmente, no? Pubblicizzano molto l'estensione della garanzia esempio, su questo o quel prodotto, quello però riguarda il caso singolo o quel periodo o quel prodotto eccetera, ho capito. Bene. Assolutamente sì, anche questo è un elemento. E invece appunto se trovo un danno mi conviene forse come singolo rivolgermi a prima forse che a un avvocato, no, un'associazione di consumatori per orientarmi un po', per capire un po' come muovermi. Per essere tutelato, sì. Più facilmente, per raggiungere più facilmente anche il produttore, semplicemente a chi rivolgersi in caso di problemi, per avere un intermediario comunque, un esperto che mi aiuti nella procedura, nella tutela, insomma, magari a chi indirizzare la raccomandata, piuttosto che una mail, piuttosto che... Beh, insomma, questo magari ne parleremo comunque anche con le associazioni preposte. Io vi ringrazio per essere stati con noi e spero, appunto, vi rinvito, insomma, voi del CATAS siete spesso qui insieme a noi. Io ringrazio anche voi a casa per averci seguito e vi lascio alle 13 al telegiornale di Telefriuli. Buona giornata.